La statale 106 è un'arteria che deve essere ultimata fino a Reggio Calabria e lo si deve fare con le opportunità che vengono dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e quanto invocato con forza nel corso dell'interessante incontro che si è tenuto ieri pomeriggio a Locri, dove nella splendida cornice del salone del frantoio della tenuta, il palazzo di Contrada Moschetta, si sono susseguiti interventi che hanno lanciato un appello al governo guidato dal Premier Mario Draghi affinché chieda all'Unione Europea l'inserimento della statale 106 nella rete di trasporti europea necessario per ottenere i fondi utili per la messa in sicurezza e il potenziamento della superstrada ionica. In apertura dei lavori sono intervenuti il sindaco della città di Locri Giovanni Calabrese, il presidente del comitato dei sindaci della Locri di Giuseppe Campisi e il sindaco di Rogudi e presidente dell'associazione dei comuni dell'area grecanica Pierpaolo Zavettieri e l'assessore regionale Fausto Orsomarso. Tutti si sono detti pronti, ognuno per quanto di propria competenza, a sostenere la richiesta del governo e a dare un contributo fattivo per creare i presupposti che servono per non far rimanere la fascia ionica un territorio emarginato, mentre con il piano nazionale l'Italia si prepara a rilanciare il proprio futuro. Ma sicuramente il PNRR può essere l'ultima occasione per realizzare questo sogno del territorio della fascia ionica. Quello su cui bisogna prestare attenzione però è che la 106 da sola non basta. Occorre circondarla di una serie di opere funzionali allo sviluppo di questo territorio. La strada di per sé è fondamentale, soprattutto per la vita dei cittadini, ma perché poi effettivamente venga prodotto sviluppo non è sufficiente, serve altro. In questo momento il PNRR mette a disposizione le risorse necessarie, ma i territori sembra che non siano ancora pronti. Occorre che si dotino di una strategia, di una visione di medio e lungo periodo e rispetto a questa selezionino con cura le opere da far finanziare e da realizzare. Certo, la Calabria la verità è che non c'è mai stata in Europa, ancora non fa parte dell'Europa e per entrare a far parte dell'Europa dobbiamo collegarla. L'Europa e le infrastrutture quindi sono la cosa essenziale. Non possiamo pensare, non possiamo sperare di avere gli ospedali, di avere tutti i servizi se non abbiamo le strade, in primis i collegamenti, e quindi la statale 106 è fondamentale perché la statale 106 è il confine dell'Europa. Il confine dalla sponda sud dell'Europa con il resto, col Mediterraneo, col Nord Africa, con tutte le sfide che l'Italia e l'Europa hanno davanti a sé per i prossimi anni, economiche, di sicurezza, geopolitiche, eccetera. Quindi noi dobbiamo combattere per far sì che il sud, che può essere la risorsa dell'Italia per tornare protagonista in Europa e nel mondo tramite il Mediterraneo, venga sviluppato e venga utilizzato per quello che è il centro del Mediterraneo. Per farlo, appunto, la statale 106 diventa fondamentale, proprio perché è l'arteria, è la strada, no, che collega tutta la dorsale ionica, che è la dorsale che è sempre stata dimenticata, appunto, dall'Italia. E quando io ho presentato questa interrogazione al Parlamento, alla Commissione europea, proprio sottolineando tutte le morti che ogni giorno ci sono in questa strada e quindi dicendo: troviamo una soluzione, che soluzione possiamo trovare, e chiedendo se potesse essere inserita nel TEN-T, che altro non è che la rete europea di infrastrutture, no? Quella che serve appunto a collegare tutta Europa. Mi sono cadute le braccia quando il commissario europeo mi ha risposto dicendo: se voi, diciamo, volete sottoporcela, noi siamo disponibili a valutare l'inserimento della statale 106 integrale, perché oggi ci sono solo alcuni tratti fino a Catanzaro, mentre tutta la parte sud della Calabria è esclusa. Ma questo lo deve fare il governo, e il governo finora non l'ha mai fatto e stanno per scadere i termini per farlo. Quindi è per questo che con Fratelli d'Italia abbiamo deciso di lanciare questo appello al governo, perché non faccia scadere i termini, perché faccia, diciamo, non perda questa occasione straordinaria per lo sviluppo della Calabria e del Sud, e siamo pronti a fare questa battaglia, questo appello ai territori per far sentire la nostra voce, perché non è soltanto una questione dei calabresi della Ionica, questa è una questione di sviluppo per tutta Italia e di conseguenza per tutta Europa. Benissimo, possiamo darci una scadenza?
è quella di metà dicembre. A metà dicembre noi vedremo se il governo avrà raccolto l'appello e quindi, diciamo, porrà rimedio alla propria dimenticanza, alla propria inattività. In qual caso, se non, diciamo, se non avrà provveduto, provvederemo noi lanciando una raccolta firma, una petizione sui territori per fare in modo, insomma, e mi occuperò personalmente insieme a Fratelli d'Italia di portare appunto allora una raccolta firme che arriva dai cittadini, dai territori, al Parlamento europeo, per far vedere che se il governo non se ne occupa perché non ha interesse, invece ci sono milioni di persone che questo interesse ce l'hanno, e sono milioni di persone che sono europei come tutti gli altri e quindi devono avere gli stessi servizi, gli stessi diritti, le stesse opportunità, la stessa speranza per il futuro di tutti gli altri 500 milioni di europei. La 106 fa sì che la Calabria esca da questo limbo nel quale viene sempre stata, dove è stata sempre relegata. La 106 è una delle arterie più importanti per lo sviluppo della zona ionica della Calabria. Non può esistere una Calabria a due velocità, o una Calabria tirrenica e una Calabria ionica. La 106 significa completare lo sviluppo della Calabria. Perché? Perché consente, e lo vediamo, lo abbiamo visto già con la Ionio Tirreno, quel lembo di strada che collega le due arterie, cosa ha portato in termini di sviluppo territoriale, di sviluppo industriale, di sviluppo turistico. La 106 riuscirebbe a portare fuori da questo limbo in cui è stata messa tutta la zona ionica. Ed è ora che si finisca di parlare della strada della morte. La strada della morte lo è la verità, perché purtroppo è quella che è la strada 106, ma c'è chi da ormai 20 anni a questa parte ci gioca su questa situazione.